cosa per te, che naturalmente si occuperà soprattutto di Simone Leite, dico naturalmente perché chi la conosce, qui sa, c'è qualcuno che la conosce, sa che è da tempo appassionata di questa grande altra figura femminile del Novecento. Maria Rosa Pantè è docente, si occupa di molti generi letterari, dovrei dire, dalla poesia al romanzo, ha scritto tra l'altro più raccolte poetiche, però non mi metto a fare una presentazione vera e propria. Si occupa anche molto di teatro, collabora molto, soprattutto sui testi, ma non solo, con Lucilia Giagnoni, e mi fermo per il momento. E Marco Saveriano ci proporrà con un approccio più prettamente filosofico la figura di Bonhoeffer, che lui conosce molto bene, su cui ha lavorato, su cui ha anche scritto, insieme ad altre pubblicazioni, ad altri ambiti di studio che ha coltivato nel tempo. Dunque daremo il via. Vi ricordo qualche cosa utile, forse c'è qualche studente, magari anche qua tratto può essere anche dai certificati di partecipazione per i crediti o cose del genere, attendete alla fine e poi comunque vi daremo tutto, vi daremo eventualmente delle indicazioni. Parte Maria Rosa, perché anche se l'ho messo prima e ti suonavo un pochettino meglio, però in realtà Simone Weil è nata un po' prima, pochi anni prima, e morta qualche mese prima, però siamo comunque nell'autunno inoltrato del 43. Allora, giusto per trovare un criterio, abbiamo pensato a quello bellissimo cronologico. E via. Ok, allora, buongiorno, comincio. Comincio con una frase di Simone Weil e poi rapidissimamente la vita. Dunque, questo è tratto dall'Attesa di Dio. C'è soltanto un'occasione nella quale veramente smarrisco questa certezza, la certezza è l'amore di Dio, quando incontro la sventura altrui, anche quella di chi mi è indifferente, di chi mi è sconosciuto e forse persino di più, compresa la sventura dei secoli passati, anche dei più lontani. Questo contatto vi procura un male così atroce, vi trafigge talmente l'anima da parte a parte, che per qualche tempo amare Dio mi diventa quasi impossibile. Manca poco che non dica impossibile, al punto che me ne preoccupo per me stessa. Mi rassicuro un po' per il ricordo di Cristo, che ha pianto nel prevedere gli orrori del saccheggio di Gerusalemme. Spero che egli perdonerà la mia compassione. Allora, questa frase è la frase che, una delle prime frasi che ho letto di Simone Weil, non so come mai, e che mi ha conquistato. Spero che egli perdonerà la mia compassione. Cioè, è questa cosa, sono partita da qui e poi non ci si ferma più con Simone Weil. Lei mi ha sgridato perché io ci impiego tanto e ho dovuto ridurre molto, ma Simone Weil ha scritto tantissimo e quindi anche nella vita adesso cercherò di essere super schematica. Allora, nasce nel 1909, nasce a Parigi, è una bella famiglia perché lei è quella che è, Simone Weil, e il fratello André è un importantissimo matematico che ha scritto parecchio, un grande matematico. La famiglia è di origine ebraica, non osservante, così, molto laica, e sono persone ricche, stanno bene, sono una famiglia molto affettuosa, i genitori la seguono un po' dappertutto, la seguono sempre con grande discrezione, ma la seguono perché lei è stato un bel tipo, ha viaggiato molto e ogni tanto devono andare a recuperarla. Studia filosofia, poi inizia con l'insegnamento, e ha un buonissimo il rapporto con la luna, è un rapporto in genere che poi vediamo rapidissimamente con il discorso della relazione, molto positivo. Ha sempre pessimi rapporti con le autorità scolastiche, dovunque ha ispezioni, e con le allieve in genere sono ottimi rapporti, poi dipende dall'estrazione sociale, da come si sente lei eccetera, però sicuramente ha molte ispezioni per il suo tipo di insegnamento. È interessante perché ad esempio questo primo anno di insegnamento a Repuy nel 31-32 organizza uno sciopero dei disoccupati, che secondo me è favolosa come cosa, cioè questi disoccupati che in realtà vengono occupati dal comune e proprio perché i disoccupati sono stati fino all'osso, lei organizza uno sciopero e anche qui insomma la cosa va avanti e ottiene anche delle cose. Poi nel 32-33, perché Simone è sempre, come si direbbe oggi, sul pezzo, va in Germania,
proprio nel 33, perché un'altra caratteristica della Veil è quella di voler vedere e di voler provare le cose, volerle vedere lei, non solo per sentito dire. Quindi va in Germania, vive in una famiglia tedesca, per vedere com'è la situazione all'inizio proprio del nazismo, nel 33. Poi continua con l'insegnamento, farà 4 anni di insegnamento circa, fa 3 anni di fila, sempre per questi rapporti un po' precari con l'autorità scolastica e positivi in genere con quasi tutte le allieve. Ne nasce poi un libro, piccola cara, di lettere che lei scambia con le sue ragazze. E nel 34-35 è un anno, questo è un anno fondamentale, perché lei chiede un anno di aspettativa dall'insegnamento e inizia, per un anno va a lavorare in fabbrica. Cioè fa, siccome lei ha riflettuto molto, sempre tutto sul tema del lavoro, di come rendere il lavoro non un peso ma armonizzarlo con la persona, quindi c'è proprio il concetto proprio dello studio anche di come e dei gesti del rapporto con la macchina, va in fabbrica e lavora alla Renault, lavora a Cottimo. E bisogna dire che già da molti, da un bel po' di anni, Simone Veil è soggetta a delle emicranie, dei mal di testa devastanti. Lei stessa ne parla come di una sventura che la prende, la colpisce fin dalla giovinezza. Dei mal di testa che la riducono a non potersi muovere, a doversi nutrire solo di mele tritate. Cioè sta veramente, chi prova anche solo un po' di mal di testa, ad esempio sono emicranica, so che è una cosa terrificante. E lei, dicono alcune testimonianze, che con questi mal di testa lavorava alla pressa. Poi una ragazza con le mani piccole, inadatta, proprio lenta nello scrivere, proprio inadatta alle cose materiali, e voleva vivere solo dello stipendio del suo lavoro a Cottimo. Quindi un'esperienza per lei come tipo di persona devastante. Ma lei poi di là sono venuta in contatto con la sventura. Cioè io ho visto che cosa vuol dire il lavoro fisico, l'abbruttimento, e dice questo è stato, voglio dire, dopo questa esperienza io non potrò più essere spensierata, non potrò più avere la leggerezza, la gioia che avevo prima, perché io ho incontrato la sventura. Sono delle pagine incredibili su questo senso del lavoro che ti può abbruttire in certe condizioni, e non è molto lontano da quello che viviamo in queste comunità. E poi ritorna dopo un anno nella fabbrica, ritorna a fare l'insegnante. Siamo nel 36. Nel 36 c'è la guerra di Spagna. Lei dove va? Va in Spagna proprio come combattente, però siccome è molto miope, come vi ho detto è molto maldestra, deve tornare indietro, i genitori se la vanno a riprendere. Qui è anche una cosa di una tenerezza anche buffa, ma non penso, perché è un incidente, cioè si rovescia dell'acqua bollente da una pentola sulla gamba. E per fortuna non ha sparato nessuno, non ha mai fatto questo, perché era completamente inadatta a queste cose, quindi se la riportano a casa. Però lei ha il contatto qui con la guerra e scrive delle cose molto dure, molto pesanti su tutte le due parti naturalmente presenti, e sul tema proprio della guerra, di come l'essere umano durante la guerra perda ogni tipo di riferimento e possa darsi, come sappiamo, alle cose liberamente. Fa questo anno di insegnamento nel 36, poi nel 36 e 37 fa il primo viaggio in Italia. Non so dirvi tanto, io ne ho scritto perché proprio mi è piaciuto tanto. La parte in che lei vive in Italia è una tregua. In Italia lei mangia, e io dico, beh, perché lei era una un po' abbastanza sull'anoressico. In Italia le piace il cappuccino, scrive di queste lettere come era buono il cappuccino a Milano. In Italia ha un treno, dice un operaio, mi ha appena conosciuto, mi ha chiesto in moglie, e anche in questi rapporti è serena, tranquilla, cioè una vera e propria tregua. Lei viene per conoscere il fascismo, però nel frattempo va a Firenze, va a Roma, va soprattutto in Umbria, dove veramente è entusiasta, dice, della bellezza del paesaggio, della bellezza della gente, e dove ha un'esperienza, diciamo così, mistica, un'esperienza di grande incontro con Dio, quando entra nella Porziuncola e dice che lì le capita una cosa che non le era mai successa, una forza più grande di lei le fa fare una cosa che non ha mai fatto, cioè cadere in ginocchio. Ed è una cosa di cui parla anche Etty in Zoom, quindi è interessante questa cosa. Poi nel 37-38, ma dell'Italia sarebbe da dire perché è proprio un'esperienza molto bella, nel 37-38 fa l'ultimo anno di insegnamento praticamente, perché poi deve chiedere una cosa per questi mal di testa, chiede di essere esonerata, praticamente poi verrà esonerata completamente in quanto ebrea quando ci sarà la guerra e la Francia sarà occupata, e quindi è il suo ultimo anno di insegnamento. Fa un secondo viaggio in Italia.
tra il 38 e il 42, siccome la guerra si sviluppa, arriva a Parigi, viene invasa, eccetera, la famiglia Bell decide di andare negli USA, negli Stati Uniti, anche se Simone è completamente contrario. Prima vanno a Varsiglia e poi da qui vanno per un breve tratto di tempo, vanno in Africa e poi appunto vanno negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, dove André si ferma, si sposa anche, lei sta malissimo, soffre tantissimo perché lei, per questo discorso della compassione, vuole essere dove la gente sta male, vuole essere dove la gente soffre. Addirittura ha un progetto che propone a De Gaulle, che lo rifiuta in modo sprezzante, che è quello di istituire un gruppo di crocerossine, non lo so, che vengono paracadutate o portate proprio sul fronte, una specie di emergency, per intervenire subito con i militari feriti e così via. La cosa viene derisa, diciamo proprio così, da questi, ma da De Gaulle anche, ma riescono a farla tornare dagli Stati Uniti a Londra. A Londra le affidano degli incarichi teorici, lei aspetta un po' così, diciamo, di poter fare questa esperienza di sul fronte, ma non verrà mai. E tra il 42 e il 43 lavora a Londra come una pazza, veramente, dimenticandosi di mangiare, così, finché una scrivendo dei testi, tra cui La prima radice, che sono dei testi fondamentali per l'analisi che fa del radicamento, della nostra società, dei bisogni dell'uomo, di come costruire una società nuova. E lei scrive finché una volta la trovano a terra, esanime, la portano in un ospedale, ma praticamente lei rifiuta di curarsi, non mangiava quasi più, e qui praticamente muore a 34 anni di inebria, diciamo, come si può dire, di trascuratezza, eccetera. Non si sa se, ma secondo me è veramente importante, comunque non si sa se ha ricevuto il battesimo prima di morire, la storia del battesimo per lei invece era molto importante, e viene comunque sepolta in un cimitero cattolico. L'ultima cosa che vi dico, che sono andata veloce come pochi, scusate, è che quando ho detto queste cose in una classe mi ricordo una ragazza che con un'aria un po' di delusione mi ha detto: ma ha fatto tutte queste cose in quanti anni? E io ho detto: gente, una domanda perfetta, ho detto, l'ha fatto in 34 anni, quindi con tutte le malattie, eccetera. Quindi vuol dire, come dice Simone Weil a una sua allieva, dice: non importa se lei soffrirà, sarà però felice, l'importante è non mancare la propria vita. E mi sembra che queste note biografiche dicono che lei, insomma, non ha mancata. Un po' finito, sono stata abbastanza rapida, perché è una vita incalzante, lei mi ha sgridato. Scusate, sono un po' veloce. Mi sarete accorto, non è che adesso è finito di parlare di Simone Weil, figuriamoci. Però vabbè, facciamo prima un giro sulle biografie, così intanto cominciamo a inquadrare queste figure e anche impediamo ai vostri occhi di abbassarsi troppo. Allora, Etty Hillesum è nata il 15 gennaio del 41 a Middelburg in Olanda, in una famiglia della borghesia intellettuale ebraica. Il padre era il presidente del liceo di Deventer e la madre di Etty era nata in Russia. Questo poi ha influito anche abbastanza sia sulla formazione ma anche per certi versi sulla crescita interiore anche di Etty. La coppia aveva avuto poi tre figli, Etty, la primogenita, Misha e Jab, due fratelli molto dotati, con varie capacità, in modo particolare nella musica. Etty si trasferisce ad un certo punto dopo il liceo ad Amsterdam e si laurea qui in giurisprudenza. Poi si iscrive alla facoltà di lingue slave. Nel marzo del 1937 va ad abitare ad Amsterdam presso la casa di Hendrik Wegerif, detto Han nel diario, ma sempre come Han. Un anziano vedovo cristiano, padre di quattro figli, si intesse una relazione particolarmente profonda tra i due, tanto che Etty diviene praticamente la sua amante, di quest'uomo che era molto più anziano di lei. E proprio in questa casa, quindi nella casa di Han, Etty inizia a scrivere il suo diario nel 41, il 9 marzo del 41, e qui, in questo diario, annota le sue trasformazioni interiori, ma anche le sue vicende. Etty ha semplicemente scritto diari, tanti, ha annotato parecchio, non ha però scritto nulla di altro se non lettere, che sono state tra l'altro recentemente pubblicate anche in italiano nella versione integrale. Forse arrivano in questi giorni anche in libreria, però non ci sono ancora qui.
Il 10 maggio del 1940 i tedeschi irrompono in Olanda, comincia a intrecciarsi la storia di Etty personale con quella più vasta e più devastante dell'Europa. Torniamo alla sua storia personale. Nel 41, nel febbraio del 41, quindi poco prima che Etty inizi a scrivere il diario, avviene per Etty l'incontro che sarà decisivo per la sua vita, quello con uno psicanalista che si chiama Jung Speer, allievo di Carl Gustav Jung e iniziatore della psicochirurgia, che è la scienza che studia la psiche a partire dalla mano. Sembra che sia stato proprio uno dei fondatori di questa scienza, tra virgolette. Era un ebreo tedesco fuggito da Berlino nel 39. Lei, ripeto, lo incontra quasi, insomma, quando non è da molto ad Amsterdam. Diventa sua paziente, diventa sua assistente e diventa anche una sua grande amica. Tra i due si instaura una relazione sentimentale abbastanza forte. Di nuovo c'è una differenza di età notevole, perché lei ai tempi ha 27 anni e lui ne ha 54. Come detto, è molto sciolta nelle relazioni, sia a livello di amicizia, ma anche un po' di più, verrebbe da dire. Una ragazza che ha attraversato, in un altro senso, verrebbe da dire, però, davvero tanto del mondo affettivo. Torniamo alla grande storia per dire che nei mesi di maggio e giugno del 42, nei Paesi Bassi viene portata a compimento un po' l'attuazione delle leggi di Norimberga. Queste leggi vietano agli ebrei, tra le altre cose, di usare trasporti pubblici, di telefonare, di sposarsi con delle persone non ebree. E dalla radio giunge la notizia, che è riportata nel diario di Etty, che 700.000 ebrei sono stati uccisi in Polonia. Di questo Etty prende coscienza. Qualcosa che si può dire di lei è la costante consapevolezza, lucidità nel guardare alla realtà che viene, ripeto, trascritta in qualche modo appunto nei suoi diari. Il 16 luglio, sempre del 42, dunque sono più o meno due mesi che sono attive le leggi di Norimberga, Etty viene assunta come dattilografa al Consiglio Ebraico di Amsterdam. Su questo consiglio ebraico molto si è parlato, molti storici e storiografi evidentemente, perché era un organo anche in parte ambiguo, comunque di mediazione. A Etty questo incarico non piace, le piace soprattutto restare lì nel consiglio ebraico che sta ad Amsterdam, e qui in qualche modo decide quali sono gli ebrei che partono, che non partono, e allora chiede di essere trasferita al campo di Westerbork. Il campo di Westerbork torna parecchie volte, diciamo che i luoghi di Etty sono sostanzialmente quattro: l'Olanda di Nildebu, dove nasce, Amsterdam, e poi Westerbork, e alla fine, evidentemente, non evidentemente, voi potreste non saperlo ancora, comunque la Auschwitz. A Westerbork però è importante capire che cosa faceva e soprattutto che cos'era questo campo. Nel 1939 il governo olandese, in accordo con gli ebrei di Olanda, con la principale organizzazione ebraica che c'era in Olanda, aveva deciso di riunire lì un po' tutti quanti i rifugiati ebrei che vivevano nei Paesi Bassi. Si cominciava a sentire l'aria della persecuzione, pensando poi ad una ulteriore successiva immigrazione a partire da Westerbork. Nel 42 però, il 1 luglio del 1942, quindi subito dopo l'attuazione delle leggi di Norimberga, il campo di Westerbork passa sotto il comando tedesco e quindi diventa, sì, ancora un luogo di raccolta degli ebrei, però questa volta un po' di raccolta e smistamento verso i campi di sterminio. È un campo un po' di passaggio, di raccolta per altri luoghi più tragici. Etty continua evidentemente a starci dentro. Ma soprattutto agli inizi gode di una certa libertà, perché lei c'è finita perché l'ha voluto, in quanto assunta dal consiglio ebraico come segretaria e dattilografa.
Questo le permette di tenere contatti con Amsterdam, con degli amici, e in effetti lei può anche tornare ad Amsterdam. Tanto che quando Speer muore per un tumore al polmone, quindi in modo anche abbastanza accelerato, no? Insomma, come morte, era il 15 settembre 1942, Etty è vicina a lui e ha anche addirittura permesso di andare al suo funerale. Comunque gode di un certo tipo di, ripeto, di libertà che le permette di coltivare ancora per un po' una certa vita relazionale, sulla quale torneremo qua dopo. Il 5 giugno del 43 Etty torna al campo di Westerbork e ci torna perché rifiuta l'aiuto che molti suoi amici, in particolare Klaas Medic, poi se riusciamo leggiamo un passo proprio su questo passaggio, e comunque rifiuta ciò che le propongono degli amici, cioè di salvarsi, di restare, di nascondersi senza neanche troppi problemi. E affida, nel momento in cui si ritira praticamente e ne è abbastanza consapevole definitivamente, ad una sua amica gli unici quaderni del diario, chiede di darli allo scrittore Klaas Medic, che era quello che appunto il primo che la invitava a nascondersi e che era stato anche suo amante, e gli chiede questo perché possano essere pubblicati eventualmente alla fine della guerra. Nello stesso mese, quindi siamo, ripeto, nel giugno del 43, arrivano a Westerbork anche i genitori di Etty e il fratello Misha, che vengono arrestati durante una regata. A luglio le autorità tedesche decidono che metà dei membri del consiglio ebraico presenti nel campo di Westerbork debba tornare ad Amsterdam e invece gli altri devono rimanere lì, però perdendo ogni libertà. Etty, altra possibilità che ha di tornare, ma decide di restare. Il 7 settembre del 43 la famiglia Ilesum sale su un treno diretto in Polonia. Di questo abbiamo una testimonianza con l'ultimo scritto che ci è rimasto di Etty, che è stato lanciato, una cartolina che è stata lanciata dal treno, in cui viene detto: abbiamo lasciato il campo cantando. I genitori di Etty muoiono dopo qualche giorno, forse addirittura nel tragitto. Etty morirà ad Auschwitz il 30 novembre del 43, la stessa sorte per il suo fratello Misha, anche se però lui muore qualche mese dopo, nel 44, e invece l'altro fratello, che era stato deportato a Bergen-Belsen nel febbraio del 44, muore il 27 gennaio 1945 sul treno che liberava i prigionieri dal campo, probabilmente per un'epidemia di tifo. Dunque tutta la famiglia muore. Nell'autunno del 43 vengono pubblicate clandestinamente ad Amsterdam due lettere e che vengono fatte girare. Le lettere che Etty scrive sono molto forti, evidentemente, sono molto, molto chiare nel descrivere la situazione del campo negli ultimi mesi, evidentemente quando ormai era del tutto sotto il comando tedesco. Il diario per uscire deve aspettare tantissimi anni, anche in Olanda, perché uscirà soltanto nell'81. Nell'82 invece vengono pubblicate le lettere scritte a Westerbork con il titolo Il cuore pensante della baracca. Lei si definiva così, il cuore pensante della baracca, e la baracca sarebbe quella di Westerbork. E in Italia il diario è stato pubblicato nell'85 per la Delphi, questa è la prima edizione, dopo di che ha iniziato a girare quella economica, tascabile, e sono stati pubblicati nella loro interezza, dicevamo, nel novembre del 2012, le lettere sono arrivate poco dopo e sono a questo punto a disposizione un po' tutte, anche in italiano. Per il terzo personaggio in piedi della giornata. Sì, perché in effetti sono abbastanza. Allora, Bonhoeffer è un teologo nato nel 1906 a Breslau in Germania, morto nel 1945 nel campo di concentramento di Flossenbürg. La sua vita di 39 anni, quindi insomma tutte vite brevi, anche in questo caso si conferma questa tendenza che direi lo accomuna, ma su questo punto, ma anche su molti altri che adesso cercherò di dire.
Nasce in una famiglia alto borghese, di stampo sostanzialmente ottocentesco, quindi una famiglia della borghesia ricca, delle professioni, quindi il padre è medico ed è preside della facoltà di medicina a Berlino, i fratelli, una famiglia numerosa, sono sei fratelli e lui è, se non sbaglio, l'ultimo, ha una sorella gemella, è nata appunto con lui, che tutti questi fratelli, diciamo, saranno avviati nell'arco appunto della giovinezza alle professioni liberali, quindi medici, avvocati, giuristi. Lui però costituisce un po' un motivo di cambiamento per le tradizioni di questa famiglia, perché ha 16-17 anni, è indeciso tra due cose, tra due professioni, o il musicista o lo studio della teologia. Ecco, entrambe queste cose creano un po' di scompiglio in famiglia, la quale propendeva più genericamente per la musica, ma neanche per la teologia. Nonostante fosse una famiglia appunto liberale, nel senso anche che aveva coltivato certi valori, ma non strettamente religiosa. La scelta del giovane Dietrich suona un po' strana, ma non viene ostacolato, diciamo, in questo. Infatti lui poi a un certo punto non ha studiato pianoforte per diversi anni, ma segue in qualche modo una sua vocazione allo studio, più che è una vocazione allo studio più che una vocazione di fede, e sceglie di iscriversi a teologia, poi prima a Tubinga, poi prosegue a Berlino, e addirittura poi, mentre studia teologia, decide di diventare pastore, e quindi questa è proprio, come dire, l'impronta che poi darà alla sua vita. Si laurea giovanissimo a 20 anni, e l'anno successivo, a 21, adesso 21-22, addirittura prende l'abilitazione per l'insegnamento di teologia. Quindi è un pastore che ha ambizioni di studio, ma anche questo viene subito in qualche modo di nuovo andiamo incontro a un processo di maturazione nella sua vita, per cui anche lo studio gli va stretto, e decide di provare un'esperienza un po' come ha fatto Simone Weil. Decide di andare in una parrocchia, ma non neanche in una parrocchia tedesca né vicina, ma a Barcellona, dove c'era una comunità luterana di operai, quindi di giovani, dove lui è addetto a catechismo, a prepararli per la cresima, sostanzialmente per la confermazione, e qui comincia a divenire, come dire, consapevole della questione dei poveri, degli emarginati, degli esclusi, perché è confronto con una realtà totalmente diversa dalla facoltà teologica berlinese, dai grandi professori che ancora portano avanti idee teologiche che risalgono appunto al XIX secolo. Siamo negli anni 20. Per farla breve, poi torna in Germania e qui ovviamente ci si deve confrontare con il grande sconvolgimento che ci sarà in Germania nel 1933. Lui nel 1933 è già un professore abbastanza affermato, ha conosciuto Karl Barth, che è un grande teologo, uno dei più grandi teologi del Novecento, di cui è andato a seguire le lezioni a Bonn, e con cui ha avuto una fitta corrispondenza. A Berlino, insomma, nel 1933 lui ha già capito in qualche modo qual è il clima che la Germania si troverà ad affrontare. In una trasmissione radiofonica parlerà in maniera abbastanza esplicita, giocando sulla terminologia. In tedesco c'è il Führer, che è la guida, il comando, lui che conduce, e c'è il Verführer, che è
vuol dire il seduttore. Allora lui, giocando su queste due parole, cercherà di far capire come Hitler in realtà non sia il vero duce, il vero comandante della Germania, ma sia nient'altro che un seduttore che porterà la Germania al disastro. Trasmissione monitorata e subito interrotta. Questo episodio soltanto per dirvi la personalità di Bonhoeffer, che non sta a guardare e tenta subito di farsi presente, di agire nel concreto della storia, perché pur essendo un uomo di studi non è un teologo teorico, questo vorrei che fosse chiaro. Sarà chiaro ancora più avanti perché? Perché in Germania col nazismo vengono a crearsi due comunità, una grande comunità cristiana che è rappresentata dai cosiddetti cristiano tedeschi, che sono i cristiani che aderiscono alla Chiesa del Reich, che stanno in qualche modo sono affiliati al regime. E c'è una minoranza che fa parte della cosiddetta Chiesa confessante, che Bonhoeffer ha contribuito a fondare insieme a Karl Barth, e quindi è una comunità in qualche modo europea di protesta nei confronti dell'identificazione tra cristianesimo e regime e politica di Stato. Ecco. Questa Chiesa confessante, che è una Chiesa all'interno della Chiesa, che vuole essere Chiesa e che vuole sconfessare la Chiesa del regime, organizza dei seminari indipendenti per la formazione dei propri pastori. Ora, capite come questo sia un motivo di fortissima tensione tra le autorità e le autorità appunto cristiano-tedesche e le piccole autorità di questa chiesa. Ovviamente si arriva allo scontro, i seminari vengono organizzati per diversi anni, fino a che nel 1937, quindi per circa 4-5 anni, nel 1937 vengono chiusi l'ufficio, il posto in cui si tenevano questi seminari, dalla squadra di polizia naturalmente. Vengono evacuati questi luoghi, qui siamo ormai prossimi all'inizio della guerra, Bonhoeffer è in contatto con gran parte di uomini di chiesa, ma anche personalità all'estero, sia in Inghilterra che negli Stati Uniti. E sta lavorando, sempre con Barth in Svizzera, c'è questa rete europea che Bonhoeffer segue e a cui partecipa, sta lavorando per in qualche modo sovvertire la politica del regime, soprattutto a livello ecclesiale e all'interno appunto della Chiesa. Nel 1939 c'è una svolta, gli viene affidato un incarico al seminario di New York, e questa per Bonhoeffer è una sorta di ancora di salvezza, non so come dire, lui era già un po' compromesso agli occhi del regime. Come abbiamo visto nelle altre biografie, ci sono degli appigli, ci sono dei momenti in cui si apre una finestra e forse si potrebbe tentare una fuga. Bonhoeffer va effettivamente e tiene delle lezioni e per diversi mesi soggiorna a New York, se non che compie questo gesto, fa questa scelta nell'agosto del 39, decide di tornare in Germania, ma lo decide, la guerra non era ancora scoppiata, ma mancavano pochi giorni, ma lo decide nella piena consapevolezza, perché qua ci sono delle lettere che lui inviava ai suoi vari corrispondenti, in cui dice che io non posso stare lontano dal destino della Germania, io devo condividere fino in fondo il destino della Germania. Non era sicuro certo che la guerra sarebbe scoppiata via pochi giorni, ma in qualche modo si sentiva fuori luogo, non era, in qualche modo, per anticipare il tema di cui la salvezza non stava là negli Stati Uniti, non stava nello studio, perché avrebbe potuto dedicarsi anche a un progetto teologico, non stava nella salvezza personale, perché in fondo lui e pochi altri avrebbero potuto, e sappiamo di quanti altri intellettuali e musicisti sono rimasti o sono andati, hanno cercato la salvezza, no? Altrove.
Beh, Bonhoeffer torna in Germania. Vabbè, brevemente, nel 43 viene arrestato, sempre con la scusa di aver saltato il servizio militare. Questa è chiaramente una motivazione di facciata, perché ci sono delle altre motivazioni più segrete. Viene rinchiuso nel carcere di Tegel di Berlino. Qui lui ha modo di è un po' effettivamente un prigioniero speciale, quindi vengono dati di qualche privilegio, cioè la corrispondenza. Allora intrattiene una fittissima corrispondenza con l'amico Eberhard Bethge, che è un cappellano militare in viaggio in Italia, nasce da questa corrispondenza quello che poi una serie di lettere che poi verranno raccolte dopo la morte, che ha preso il titolo di Resistenza e Resa, che è probabilmente il libro più famoso di Bonhoeffer, il libro che lui non ha mai scritto, ovviamente. Dico questo per dire invece che negli anni precedenti la guerra e anche il viaggio negli Stati Uniti, lui aveva concepito un grande progetto teologico, che è invece un libro, ed è l'Etica, che è questo libro qui, nell'edizione molto vecchia in italiano, ormai c'è un'edizione nuova della Ferignana, e che è l'unico libro, l'ultimo e l'unico libro di Bonhoeffer proprio sistematico di, che si occupa dell'etica, insomma, magari vedremo. Muore nel 1945, a pochi giorni dalla fine della guerra, il 9 aprile del 1945, viene impiccato in questo campo di concentramento, che non era proprio un campo di sterminio, in realtà era un luogo di passaggio, ecco, anche questo, proprio perché si era scoperto che lui, negli anni del carcere, in quei due anni, aveva collaborato, aveva intrattenuto sempre questa fitta corrispondenza anche con altri amici, giuristi, avvocati che tramavano in segreto e che hanno partecipato, anche con Bonhoeffer stesso, a ideare l'attentato a Hitler. E questo è uno dei punti più interessanti della biografia di Bonhoeffer, che trovate ripreso in questo libro di Eraldo Affinati, che è uno scrittore italiano che ha fatto un viaggio alla scoperta di Bonhoeffer, che si intitola Un teologo contro Hitler. Contro proprio nel senso che non era soltanto contro in termini molto teorici, ma ha dichiarato espressamente che sarebbe stato si sarebbe fatto capace di materialmente uccidere il Führer. Allora, qui si pone un problema davvero grande, cioè come il teologo cristiano possa concepire l'uccisione del grande. Problema antico, ma riattualizzato negli anni del pieno Novecento da Bonhoeffer. Penso così di aver dato la prima linea generale, ma è quello che scopriamo. Bene, sono queste biografie, siamo tutti. Io parlo della seconda parte. Allora, di quello del tema che c'è, di cui discutere, che è parte dell'anticipato, che sentendo ci sono state le affinità tra questi tre personaggi, a parte il periodo storico, è quello della relazione, no? L'essere in relazione, non ci si salva da soli, quindi. Allora, io ho dato un pochino come sono state le relazioni umane di Simone Weil per arrivare poi a un tema più, proprio non ci si salva da soli, ma molto rapidamente. Allora, le relazioni sentimentali di Simone Weil sono disastrose, o assenti, oppure bellissime. Dunque, nel senso che dal punto di vista così sentimentale lei ha, non ha relazioni, contrariamente a Etty, non ha relazioni che si conoscono, forse un innamoramento giovanile, però ha proprio un senso molto anche difficile del rapporto fisico. La Simone Patron, che è sua amica, dice che si ricorderà per sempre di quando una volta Simone le appoggiò la testa sulla spalla, perché aveva contatti proprio anche fisici molto difficili. Ed era anche una persona che poteva risultare antipatica, tra virgolette, o fredda.
Io mi sono scritta qua perché mi è venuta questa cosa, cioè il fatto che lei sia un personaggio che non poteva essere tanto capito perché si vestiva male, per dire, sembrava una posa questo suo vestirsi, invece non era vero, qualcuno diceva addirittura che non si lavasse, che non faceva, c'era questa, proprio questo modo di vederla così, per questa sua estraneità, ma non voluta, o forse, sì, da biografici, forse anche un pochino, perché un po' provocatoria, era, però, e aveva, secondo, sicuramente aveva questa sua... questa assoluto, ecco, era un assoluto in qualche modo, si percepiva così, secondo me, quindi poteva essere soggetta anche degli scherzi mentre era studentessa, oppure alla protezione, quando fa l'insegnante, le sue allieve del primo anno, una volta arriva con la maglia al contrario, la proteggono per farle mettere la maglia dritta, diciamo così, cioè quindi dei rapporti umani molto, talvolta profondi, cioè sempre profondi, ma anche talvolta difficili. Tanto vero che lei a un certo punto scrive a padre Perrin e dice, infatti avevo scritto, fu molto amata e molto criticata, fu anche offesa perché aveva in sé qualcosa di assoluto e insieme di disarmante, ma quindi l'assoluto che ti tiene distante ma anche la tenerezza di qualcuno che sembra inadeguato, disarmato. Infatti dice a padre Perrin, credo che ad eccezione di voi tutti gli esseri umani ai quali attraverso la mia amicizia ho potuto qualche volta dare la possibilità di farmi facilmente soffrire, si sono divertiti talvolta a farlo. Di frequento, di rado, coscientemente o incoscientemente, ma tutti qualche volta. Quando riconoscevo che ciò che avveniva coscientemente, prendevo il coltello e ricevevo l'amicizia, senza neppure prevenire l'interessato. Quindi un rapporto, capite, è un po' così, perché è un tipo particolare, insomma, diciamo, secondo me. Anche se lei non ha mai cercato di trascinare gli altri nelle sue rinunce, nelle sue privazioni, in quello che faceva, è sempre stata molto libera, però era un contatto particolare. E i rapporti umani che ha avuto spesso sono rapporti squilibrati, con persone particolari, il poeta Boschetti aveva questo dolore cronico in seguito a una ferita durante la guerra, il contadino con cui, il filosofo con cui ha avuto un rapporto di lavoro, nel senso che è andato a fare oltre che l'operaia anche la contadina per un certo periodo, il militare, il prigioniero spagnolo, il capo di prigionia, oppure i prigionieri delle colonie, perché lei dice che il tema fondamentale sarà quello delle colonie e quindi già va oltre, si occupa di questo, no? Quindi ha dei rapporti un po' così particolari con queste persone che soffrono. E poi ha il rapporto, diciamo così, da docente. Come docente è una guida, suo malgrado, perché lei quando parla ad esempio dell'amore, dice a una sua allieva, l'amore è una cosa che mi spaventa non solo perché non voglio che qualcuno diventi per me troppo importante, ma perché io non voglio, ancora peggio, essere troppo importante, essere per qualcuno. E quindi anche nel rapporto con le allieve, forse sapendo la sua potenza, diciamo così, di coinvolgimento, ha un rapporto in cui sì, in qualche modo tiene le distanze pur con grande affetto, dove dice no, tu devi svilupparti da solo, io non posso prendere la responsabilità di essere una guida, però di fatto è una guida, cioè molto spesso, no? E quindi c'è, e perché qualcuno, lei fa l'insegnante anche con gli operai, così ad esempio c'è un operaio che testimonia, dice lei aveva la capacità di elevare le persone al suo livello, cioè di tirare fuori le cose più belle come insegnante anche che ciascuno aveva dentro, poi naturalmente non per tutti eccetera, comunque ha un rapporto conflittuale sempre col potere. Lei, come una specie di lezzo, dice io sarei gregaria se mi scrivessi a qualcosa, quindi non si è mai scritta a niente, ma insomma, non so se sarebbe stata gregaria. Comunque ha un rapporto sempre molto complicato col potere e dice, questo secondo me fa parte del nostro tema, che l'unico modo per sconfiggere in qualche modo questo potere nel senso della forza, nel senso negativo, è quello della cultura. E quindi portare il tema della cultura a tutti, lei lo chiama una volgarizzazione, non nel senso negativo, ma una volgarizzazione, cioè un far diventare la cultura patrimonio di tutti, anche di chi la cultura proprio non ce l'ha. E quando a un certo punto collabora una rivista, fonda una rivista all'interno di una fabbrica e collabora a questa rivista, ci scrive per le persone la storia di Antigone, la storia di Elettra, cioè delle storie semplificate partendo dalla tragedia greca, che dice quello che può colpire di più le persone che stanno soffrendo, le persone che vivono in una fabbrica
poi però li racchiudono, cioè non li reperiscono, perché oggettivamente la tragedia greca portata in certi ambiti muove una forza avversiva che forse noi non ci rendiamo neanche più conto che l'abbia, invece lei l'aveva capito questo. Quindi il tema della cultura è sicuramente un tema per salvarsi in gruppo, per salvarsi e per combattere contro lo strapotere, contro il potere, la forza. Non ci si salva da soli, ma si deve passare attraverso la solitudine, che è fondamentale per Simone Weil. Il tema della solitudine, infatti nei quaderni scrive: la relazione appartiene allo spirito solitario. Nessuna folla può concepire la relazione. Noi siamo incatenati alla società. L'uscita dalla caverna è la conquista della solitudine. E già qui, cioè, insomma, proprio tutta la massa è la grande bestia di Platone, insomma, no? Lei dice. Però non basta nemmeno la solitudine. Per il tema di per quello che salva veramente la persona in sé, poi il gruppo, è il tema del vuoto. Cioè il perdere se stessi è fondamentale. Il vuoto per essere riempiti, naturalmente questa è una visione anche cristiana, per essere riempiti dall'assoluto, per essere riempiti da qualcos'altro. E infatti nella lettera a questo Joe Busquet, questo poeta, questo dolore cronico, quindi figuratevi, con cui fa grandi discussioni, lui molto sventurato anche lui, dice: io sono convinta che la sventura da un lato e dall'altro la gioia come adesione pura e totale alla perfetta bellezza, implicando entrambe la perdita dell'esistenza personale, insiste tanto, siano le uniche due chiavi per mezzo delle quali ci è possibile entrare nel paese puro, il paese respirabile, il paese reale. Quindi la salvezza deve passare attraverso il vuoto che si fa dentro di sé, attraverso la capacità di solitudine, cioè non è nella folla, non è nella massa, potremmo dire non è nei forconi, però non so se si può dire. Vabbè. Quindi il tema della salvezza è naturalmente non da soli, ma attraverso questa capacità di fare vuoto, di solitudine, per recuperare il tema delle radici, che è fondamentale, il tema della cultura, il tema dell'amicizia, perché l'amicizia per lei è importante, l'amicizia pura è un modo di avvicinarsi alla relazione che si ha con Dio, un modo umano, diciamo, e poi il rapporto con Dio. Non ci salva da soli il senso orizzontale e il senso verticale. Il senso orizzontale ve l'ho accennato, lei ha sempre fatto scuola, non è mai stata iscritta, però ha fatto scuola agli operai, ha usato molto il tema, appunto, ha usato temi anche, posso dire, concreti, cioè fate andare nella fabbrica, lo sciopero dei disoccupati, che per me è sempre stata una cosa meravigliosa, insomma, cioè dove addirittura, ricordo, l'avevo letto che sui giornali dicevano: guidati questi disoccupati da questa intellettuale che viene da Parigi con le calze di sete in evidenza. Simone Weil, cioè, questo fa capire le cose assurde e così, no? Ma poi c'è la relazione verticale, la salvezza che dipende da Dio e che non è affare nostro. Non ci si salva da soli, perché è Dio che ci salva, non è affare nostro. Noi dobbiamo avere questo vuoto ed essere in qualche modo pronti ad accogliere, ma la salvezza viene da Dio. Dicevo, ma non è affare nostro, di questo non mi preoccupo. Parto però dal presupposto che la verità essenziale concernente Dio è che Egli è buono e quindi evidentemente ci vorrà salvare, insomma. E per tornare all'inizio, così poi concludo, la riflessione su Dio in Simone è complicata dal tema appunto della compassione, cioè non ci si salva da soli, Dio ci salva, ma c'è il dolore dell'innocente, c'è la sventura. Io credo di non aver letto mai nessuno che abbia scritto della sventura con la cognizione, con la profondità, con la partecipazione, ma la lucidità di Simone Weil. Cioè, io delle pagine sulla sventura veramente non saprei come dire. E quindi ha questa capacità di guardare la sventura così com'è, con una durezza e una compassione incredibili, fa per tutti gli esseri, anche gli animali, cosa che a me tocca profondamente, cioè ha proprio questa capacità di compassione che potrebbe essere l'ostacolo nel rapporto con Dio, proprio questa. E dice che però anche nella sventura c'è una possibilità di salvezza, e questa possibilità di salvezza appunto non è da soli, è volgere lo sguardo verso Dio. E concludo con questa frase:
Solo la luce che ininterrottamente scende dal cielo fornisce a un albero l'energia che fa penetrare a fondo nel terreno le possenti radici. In verità l'albero è radicato nel cielo. Solo ciò che proviene dal cielo è in grado di imprimere realmente un marchio sulla terra. Se si vogliono armare efficacemente gli sventurati, bisogna mettere loro in bocca solo parole che hanno la propria sede nel cielo, al di sopra del cielo, nell'altro mondo. Non bisogna temere che sia impossibile. La sventura predispone l'anima a recepire avidamente, a bere tutto ciò che dal cielo proviene. Se non fosse che lei ha vissuto tutte queste cose, potrebbe dire che belle parole. Queste parole sono potenti anche perché lei è tornata nei luoghi della sventura, è tornata a condividere e a cercare di dare a tutti queste parole. E quindi per lei la salvezza sono queste sue idee fisse, il tema della potenza delle parole, questo albero ubicato nel cielo, il tema dell'amore, Dio è amore, il tema della attenzione, di questa tensione, questo sguardo volto anche nella sventura verso Dio, che è l'unica possibilità che noi abbiamo di salvezza su questa terra. Io ho finito, poi se c'è da dire cerchiamo di lasciare qualche minuto, magari per qualche risonanza, se riusciamo. Io Suetti, appunto, non essendo una persona che dovrà tornare, non sono Laura Pose, quindi non vi posso improvvisare, però vi leggerei qualche passo proprio sul tema del non salvarsi da soli. Forse solo per una domanda. A me? Sì. Ma scusa, cerca la modalità di la possibilità di salvarsi. Non ho ben capito, poi non so nemmeno se lo approfondisce questo aspetto, però non ho ben capito se è più uno sguardo barchiano del sei salvo e di salvato, oppure c'è più un discorso di predestinazione. No. Cioè, ma non ho ben capito perché lei dice non contano le opere. No, no, non dice contano le opere, anzi. No, lei dice, noi se la salvezza non è per noi, vuol dire fondamentalmente predestinazione. Però tu devi fare la tua opera e fare questo vuoto, questo solitudine dentro di te, predisporti. Okay. Ah sì, certo, okay. Cioè tu devi avere questa, sì, dipende da Dio il fatto che tu sia però pronto ad accogliere questa presenza di Dio, questo Dio che ti chiama, sì, cioè, c'è un'azione, sì, certo. Sì, grazie. Niente. No, leggerò qualche brano semplicemente da Iari. Qualcosina, forse anche delle lettere, con questa premessa, ovvero quando abbiamo presentato i diari di Achilleson, è nata lì l'idea di questo ciclo di incontri sul non ci si salva da soli. Forse ricordo che ho guardato, ho pensato a per subito, ho cercato un amico di Echi in questo senso, ovviamente Simone Weil. Tanto che volevamo quasi intitolare l'intero percorso non ci si salva da soli, poi per evitare insomma fraintendimenti, precomprensioni, abbiamo pensato di mettere in relazione, però se un po' al cuore ci sembra un po' dell'idea che ha originato questo ciclo di incontri. Ed è qui l'esum in un percorso che è essenzialmente interiore e di relazioni interpersonali, quindi senza grandi fatti, spostamenti, non ci sono, come dire, macro eventi nella sua vita, se non di essere capitata in quel frangente di storia, però non era quella che si andava a cercare, non era di non partiva per andare a soccorrere altri, ci sembra che comunque proponga un'idea di salvezza di cui tenere assolutamente conto. Dal diario, qui siamo nel luglio del 42. In questo momento ognuno si dà da fare per salvare se stesso, ma un certo numero di persone, un numero persino molto alto, non deve partire comunque. Il buffo è che non mi sento nelle loro grinfie, sia che io rimanga qui, sia che io venga deportata.
Forse mi potranno ridurre a pezzi fisicamente, ma di più non mi potranno fare. E forse cadrò in preda alla disperazione e soffrirò privazioni che non mi sono mai potuta immaginare, neppure nelle mie più vane fantasie. Ma anche questa è poca cosa, se paragonata a un'infinita vastità e fede in Dio e capacità di vivere interiormente. Spesso la gente si agita quando dico: non fa poi molta differenza se tocca partire a me o a un altro, ciò che conta è che migliaia di persone debbano partire. Non è neppure che io voglia correre in braccio alla mia morte con un sorriso rassegnato. È il senso dell'ineluttabile la sua accettazione, la coscienza che in ultima istanza non ci possono togliere nulla. Non è che io voglia partire ad ogni costo, per una sorta di masochismo, o che desideri essere strappata via dal fondamento stesso della mia esistenza. Ma dubito che mi sentirei bene se mi fosse risparmiato ciò che tanti devono invece subire. Mi si dice che una persona come te ha il dovere di mettersi in salvo, hai tanto da fare nella vita, hai ancora tanto da dare. Ma quel poco o molto che ho da dare lo posso dare comunque, che sia qui in una piccola cerchia di amici o altrove, in un campo di concentramento. E mi sembra una curiosa sopravvalutazione di se stessi, quella di ritenersi troppo preziosi per condividere con gli altri un destino di massa. Se Dio decide che io abbia tanto da fare, bene, allora lo farò, dopo essere passata per tutte le esperienze per cui possono passare anche gli altri. E il valore della mia persona risulterà appunto da come saprò comportarmi nella nuova situazione. E se non potrò sopravvivere, allora si vedrà chi sono, da come morirò. Mi si raccomanda infatti di cercarmi ancora un posto, una specie di impiego presso il Consiglio Ebraico. La settimana scorsa sono stati autorizzati a impiegare 180 persone, ora i disperati li si accarcano in massa, proprio come un pezzo di legno che dopo un naufragio va alla deriva sull'oceano infinito, un relitto a cui tutti i naufraghi tentano ancora di aggrapparsi. Ma trovo assurdo e illogico di prendere delle iniziative, né sono il tipo che sfrutta le sue buone relazioni, del resto sembra che vi si combinino parecchi intrighi. E il risentimento contro quel singolare organo di mediazione cresce di ora in ora. Di nuovo c'è, come vedete, l'intrecciarsi delle prospettive, delle storie personali con quella, per esempio, del Consiglio Ebraico, della deportazione, eccetera. Sempre sulla salvezza, alcuni altri brevi stralci. Beh, intanto, di nuovo, quello che dicevo all'inizio, che ritengo particolarmente forte, questo è l'unico piccolo brano che leggo, che in realtà ha scritto Klaas Smelik, quello che poi ha fatto in modo di pubblicare i diari, che era stato suonante, ad un certo punto, e gli dice: si divincolò Etty e si collocò a una distanza di circa un metro e mezzo da me. Mi guardò in modo molto strano e disse: non mi capisci. Io replicai: no, non capisco cosa diavolo ti passa per la testa, rimani qui, scema. E lei di rimando: voglio condividere il destino del mio popolo. Quando sentii queste parole, capii che non c'era speranza. Non sarebbe mai venuta a stare con noi. E ancora due brevi stralci dalle lettere. Io credo che dalla vita si possa ricavare qualcosa di positivo in tutte le circostanze, ma che si abbia il diritto di affermarlo solo se personalmente non si sfugge alle circostanze peggiori. Spesso penso che dovremmo caricarci il nostro zaino sulle spalle e salire su un treno di deportati. E ancora, se noi salveremo i nostri corpi e basta dai campi di prigionia, dovunque essi siano, sarà troppo poco. Se non sapremo offrire al mondo impoverito del dopoguerra nient'altro che i nostri corpi salvati a ogni costo, e non un nuovo senso delle cose attinto dai pozzi più profondi della nostra miseria e disperazione, allora non basterà. In questo senso, direi che la testimonianza di Etty è fondamentale anche per questo, ovvero non ha consumato la sua vita terrena fino in fondo, il suo corpo non è stato risparmiato,
Ma è certo che le sue parole attraverso questi diari continuano ad essere, voglio dire, feconde, e ad alimentare in qualche modo il riconoscimento comunque del valore della vita oggi. Cioè c'è un'altezza, c'è qualcosa che ci ha consegnato di potentissimo. E mentre chiude il suo diario, prima di scrivere "si vorrebbe essere un balsamo per molte ferite", fa riferimento a Rilke. Lei leggeva tra gli altri Rilke, in modo particolare il libro d'ore, se l'era portato ad Esterbock, quello è il Rogerio di Matteo. E diceva: è strano, Rilke era fragilissimo, lo sappiamo, una personalità molto particolare, insomma, forse anche un po' disturbata, eppure ha consegnato all'umanità dei versi di estremo valore e anche qualche cosa che ha davvero nutrito la coscienza e la possibilità di cogliere la bellezza comunque di questa vita. Ha lasciato un'eredità preziosa ad altri, nella sua fragilità, verrebbe da dire. Questa era un po' la sua riflessione ed è interessante come sia la riflessione che possiamo fare ora noi su di lei. Torno sulla sua insistenza, sulla capacità di vivere interiormente. La grande forza, la grande fortezza, il grande messaggio di Etty Hillesum penso sia proprio in questa forza interiore, per cui mentre si avvicina consapevolmente alla morte e in qualche modo la sceglie, si apre alla vita. Questo grazie a colui dal quale si è lasciata condurre, da Eurospin, ma dal quale si è anche in un certo senso emancipata, perché c'è un'evoluzione nel giro di pochi mesi, verrebbe da dire, nella loro storia, da molto amata, lei poi diventa capace di amarlo e anche in qualche modo di stare lontano da lui, prima perché va a Westerbork, mentre lui continua ad essere ad Amsterdam, e poi anche a livello psicologico c'è una sorta di affrancamento nel bene, dove certo lui non sparisce, la relazione con lui è continuamente, continua a essere fortissima, ma lei diventa capace di fare questa relazione una possibilità di dono ad altri molto forte, molto consistente. Ci sono dei passi molto belli in cui lei dice: ci si può nutrire per una vita intera di un sentimento che si prova per un altro. Io penso che sia uno dei vertici anche delle possibilità umane di sperimentare l'amore. Questo è un passaggio molto velocemente. Scusate, mi sono segnata, come vedete. L'odio. Il lavoro sulle questioni interiori l'ha portata a meditare parecchio sull'odio, dove viene a collocarsi. Ad un certo punto, mentre nel suo diario riprende una conversazione che ha avuto con Klaas, scrive: Klaas, non si combina niente con l'odio, la realtà è ben diversa da come ce la costruiamo noi. Prendi quel nostro assistente, quindi un assistente del consiglio ebraico. Lo vedo spesso nei miei pensieri, la cosa che più colpisce in lui è il suo collo dritto e rigido. Odia i suoi persecutori con un odio che suppongo sia giustificato, ma anche lui è un uomo crudele. Quindi poi va avanti e continua così, nel senso taglio e sto leggendo proprio a tratti. Vedi, Klaas, quell'uomo era pieno di odio per quelli che potremmo chiamare i nostri carnefici, ma anche lui sarebbe potuto essere un perfetto carnefice e persecutore di uomini difesi. Eppure mi faceva tanta pena. Riesci a capirci qualcosa? Non aveva mai contatti amichevoli con i suoi compagni, e se questo succedeva agli altri, lui li guardava di sottetti con un'espressione così affamata. Potevo vederlo e osservarlo in continuazione. In quel luogo si vive senza lui. Più tardi, un collega che lo conosceva da anni mi aveva raccontato alcuni particolari della sua vita. Nei primi giorni della guerra si era buttato in strada dal terzo piano, ma non era riuscito ad ammazzarsi, come doveva pur essere la sua intenzione. In seguito ci aveva riprovato, questa volta sotto una macchina, ma anche questo tentativo era fallito. Poi aveva trascorso qualche mese in un istituto per malattie mentali. Era paura, tutta paura. Era un giurista, così brillante e acuto, e nelle discussioni accademiche aveva sempre l'ultima e decisiva parola. Ma nel momento del fine era saltato giù dalla finestra. Sua moglie doveva camminare per casa in punta di piedi, lui faceva delle scenate ai figli atterriti. Mi faceva tanta, tanta pena. Che vita è mai questa? Klaas, volevo solo dire questo.
abbiamo ancora così tanto da fare con noi stessi che non dovremmo neppure arrivare al punto di odiare i nostri cosiddetti nemici. Siamo ancora abbastanza nemici fra noi. E non ho neppure finito quando dico che anche fra noi esistono carnefici e persone malvagie. In fondo io non credo affatto nelle cosiddette persone malvagie. Vorrei poter raggiungere le paure di quell'uomo e scoprirne la causa. Vorrei ricacciarlo nei suoi territori interiori, Klaas, è l'unica cosa che possiamo fare in questi tempi. Allora Klaas ha fatto un gesto stanco e scoraggiato e ha detto: ma quel che tu vuoi richiede tanto tempo, ce l'abbiamo forse? Ho risposto: ma a quel che vuoi tu si lavora da 2000 anni, senza contare le molte migliaia di anni in cui esisteva già un'umanità. E che cosa pensi del risultato, se la domanda è lecita? E con la solita passione, anche se cominciavo a trovarmi noiosa, ho detto: è proprio l'unica possibilità che abbiamo, Klaas, non vedo altre alternative. Ognuno di noi deve raccogliersi e distruggere in se stesso ciò per cui ritiene di dover distruggere gli altri. E convinciamoci che ogni atomo di odio che aggiungiamo al mondo lo rende ancora più inospitale. E Klaas, vecchio e arrabbiato militante di classe, ha replicato sorpreso e sconcertato insieme: sì, ma questo sarebbe il nuovo cristianesimo. E io, divertita da tanto smarrimento, ho risposto con molta flemma: certo, cristianesimo. E perché poi no? Questo è per dire che lei era nata in una cultura fondamentalmente ebraica, anche se non era praticante, non erano, insomma, delle persone di chissà quale devozione. Lei si è avvicinata poi al cristianesimo, al Vangelo in modo particolare, alla lettura del Vangelo, soprattutto attraverso Speer, che le ha insegnato a lavorare sulla propria interiorità e al tempo stesso sulla sua relazione con Dio. E le ha insegnato in qualche modo a inginocchiarsi. Ci sono più pubblicazioni, tra l'altro, intitolate La ragazza che aveva imparato a inginocchiarsi. E lei lo dice in più passaggi, in effetti è vero, perché è un atteggiamento di un certo tipo. Termino con, proprio su Dio. Qualcosa che è interessante anche per alcuni filosofi, hanno tentato dei commenti, delle strade, comunque di partire dall'atteggiamento che aveva E.T. Ileson nei confronti di Dio. Vi leggo alcuni passi fondamentali e lo capite, insomma, non c'è bisogno di dire io. Mio Dio, sono tempi tanto angosciosi. Stanotte per la prima volta ero sveglia al buio con gli occhi che mi bruciavano. Davanti a me passavano immagini su immagini di dolore umano. Ti prometto una cosa, Dio, soltanto una piccola cosa. Cercherò di non appesantire l'oggi con i pesi delle mie preoccupazioni per il domani, ma anche questo richiede una certa esperienza. Ogni giorno ha già la sua parte. Cercherò di aiutarti affinché tu non venga distrutto dentro di me, ma a priori non posso promettere nulla. Una cosa però diventa sempre più evidente per me, e cioè che tu non puoi aiutare noi, ma che siamo noi a dover aiutare te, e in questo modo aiutiamo noi stessi. L'unica cosa che possiamo salvare di questi tempi, e anche l'unica che veramente conti, è un piccolo pezzo di te in noi stessi, mio Dio. E forse possiamo anche contribuire a disseppellirti dai cuori devastati di altri uomini. E quasi a ogni battito del mio cuore cresce la mia certezza. Tu non puoi aiutarci, ma tocca a noi aiutare te, difendere fino all'ultimo la tua casa in noi. Esistono persone che all'ultimo momento si preoccupano di mettere in salvo aspirapolveri, forchette e cucchiai d'argento, invece di salvare te, mio Dio. E anche persone che sono ormai ridotte a semplici ricettacoli di innumerevoli paure e amarezze. Vogliono a tutti i costi salvare il proprio corpo, dicono: me non mi prenderanno. Dimenticano che non si può essere nelle grinfie di nessuno se si è nelle tue braccia. Comincio a sentirmi un po' più tranquilla, mio Dio, dopo questa conversazione con te. Discorrerò con te molto spesso d'ora innanzi, e in questo modo ti impedirò di abbandonarmi. Come vivrai anche i tempi magri, mio Dio, tempi scarsamente alimentati della mia povera fiducia, ma credimi, io continuerò a lavorare per te
e a esserti fedele, e non ti cacciano via dal mio territorio. Per il dolore grande ed eroico ho abbastanza forza, mio Dio, ma sono piuttosto le mille piccole preoccupazioni quotidiane a saltarmi addosso e a mordermi, come altrettanti parassiti. Ha ripetuto che molto sul dolore, ma adesso non possiamo vedere un po', mi fermerei qui, insomma, che qualcosa sia già emerso. Andiamo su, sull'amico. Ecco, volevo dire una cosa sul, prima di leggere questa poesia che introduce il potere ancora una volta, è sulla scelta del tema, del titolo anche di questi incontri. Si è parlato di non ci si salva da soli in senso verticale e in senso orizzontale. Almeno il mio modo di intendere la questione era molto centrato quasi esclusivamente sul senso orizzontale, perché mi sembra di poter dire che il senso verticale sia qualcosa quasi di intoccabile, di imprescindibile, no? Per Bonhoeffer lo è sicuramente, cioè non ci si salva da soli. Nella tradizione luterana vuol dire che c'è la grazia, cioè teologicamente solo la grazia di Dio dà la salvezza. Non c'è nessuna salvezza, mi verrebbe da dire, dal basso. Però poi voglio anche leggermente contraddirmi rispetto a quello che sto dicendo. Quindi forse il senso, che poi anche nella discussione che avevamo con Rosella sul non ci si serve da soli come titolo, è più il senso orizzontale quello che prevale, no? Allora il tema della salvezza viene declinato nel senso delle relazioni, ecco, no? Perché non ci si salva da soli individualmente, personalisticamente, e quindi tutte queste biografie, queste riflessioni in qualche modo ci rimandano a un senso comunitario, dove il tema della salvezza è indisgiungibile dal tema delle relazioni, che sono anche relazioni sentimentali, sono anche relazioni amicizie, relazioni anche istituzionali, cioè anche politiche nel senso molto largo della parola. E ultima considerazione, abbiamo preso tre, è un caso ma non è un caso, nel senso che noi dobbiamo parlare dell'oggi, perché questa serie di incontri è in qualche modo un tentativo di vedere come delle letture, delle riflessioni, una frequentazione di autori e quindi di studio possano aiutarci a metterci delle lenti migliori per leggere il presente. Io credo che questo, anche con la Alfonsina, sia l'intento del ciclo, no? Ebbene, andiamo a pescare degli autori che francamente mi dovrebbe dire sono ormai lontani, cioè sono lontani perché il nostro clima culturale e il nostro clima sociale è totalmente diverso, cioè la storia è davvero, ne è passata sotto i ponti. E in tutti questi tre noi ci troviamo di fronte a persone intellettuali, verrebbe da dire, nel senso buono di questa parola, che hanno dovuto per forza di cose fare i conti con un estremo dolore della storia e ci hanno sbattuto il naso in maniera forzata. E da questo incontro-scontro sono venute fuori delle personalità che voglio definire deflagranti, cioè hanno fatto scoppiare la loro individualità. È una cosa che era venuta fuori quando abbiamo letto il diario di Lilium, quella fantastica volta, cioè l'individuo che in qualche modo era stato cullato da una certa cultura del XIX secolo e ancora all'inizio del Novecento. Qui in questi autori si vede con evidenza che scoppia e va in frantumi, e quello che rimane però non è una desolazione, ma è una serie di frammenti da cui ripartire.
questo è il senso delle relazioni e anche il senso di una possibile salvezza. Certo. Se posso agganciarmi a questo, poi vorrei prendermi il fatto che mi spiegare meglio, così da tutto per fare cosa in fretta. No, mi aggancerei al discorso iniziale sulle relazioni in orizzontale, che tuttavia mi sembra possano essere assolutamente coniugati ad un discorso di saggezza, volendo, che invece va sul verticale, perché almeno nel mio cristiano al quale fanno riferimento anche i nostri tre e ci facciamo riferimento anche noi, evidentemente, la relazione e la salvezza di tutti sono, come dire, condizioni, stanno assolutamente accanto alla salvezza. Prima si diceva il discorso della predestinazione o della salvezza in che termini. Penso che dentro questa, come dire, coniugazione relazionale, no? della salvezza ci sia anche un certo tipo di trascendenza e di visione di Dio. E in questo senso qua, per esempio, a me piace molto Eppi, perché davvero mette insieme a livello relazionale le sue amicizie, le relazioni che ha coltivato nella sua vita, la relazione con il popolo, il destino del suo popolo, e al tempo stesso la relazione con Dio, e lì dentro ci mette anche la categoria della salvezza, no? E penso che possa essere appunto uno sguardo che a questo punto abbraccia tutti, perché ma se è un bel delle relazioni. Simone Weil a un certo punto ha proprio un'esperienza mistica molto forte, prima ancora di leggere Le Mistiche, dice, in cui ha la sensazione della presenza fisica di Dio più reale di alcune rapporti di amicizia, di alcuni rapporti. Quindi questa relazione con Dio in Simone Weil, in questo suo racconto di questi tre giorni, in cui ha questa esperienza molto particolare che non aveva letto Le Mistiche, i mistici, ha proprio una relazione sua anche con Dio, in questo modo, come relazione che poi per lei del cammino fa parte di, però una relazione anche proprio quasi, no, quasi, per lei reale. E quindi ecco, è questo Dio dentro di sé, e poi porta. Nel senso anche di non opporre le cose, ma piuttosto di penso di integrarle. Sì, sono tutti, sì, sì, sì. Cristiani e pagani. Uomini vanno a Dio nella loro tribolazione, piangono per aiuto, chiedono felicità e pane, salvezza dalla malattia, dalla colpa, dalla morte. Così fanno tutti, tutti, cristiani e pagani. Uomini vanno a Dio nella sua tribolazione. Lo trovano povero, oltraggiato, senza tetto né pane. Lo vedono consunto da peccati, debolezza e morte. I cristiani stanno vicino a Dio nella sua sofferenza. Dio va a tutti gli uomini nella loro tribolazione, sazia il corpo e l'anima del suo pane, muore in croce per cristiani e pagani, e a questi e a quelli perdona. Questa è una delle molte poesie che sono contenute nel volume Resistenza e Resa, è particolarmente significativa perché fa vedere anche qua possiamo vederlo in relazione più che in contrapposizione, perché i versanti sono davvero sempre intercambiabili qua. Allora è Tillesum che parte dall'ebraismo non particolarmente devoto e giunge a cogliere una profondità del cristianesimo, no? A dire la parola a Dio anche, perché dirla in questo contesto non è sono più scontato, è impegnativo. E Bonhoeffer invece parte da teologo, ma parte da teologo nel senso che, pur come ho detto, pur tenendo conto del fatto che in questa famiglia non fosse particolarmente devota, era una famiglia inserita in un contesto culturale di valori radicalmente occidentali, radicalmente intrisi di cultura cristiana. In più lui studia teologia, diventa pastore, ma è il pastore, il teologo che fa un percorso di discesa. In questo senso anche mi verrebbe da contraddire quello che ho detto prima, nel senso che la grazia scende solo dall'alto, cioè, è vero, ma questa grazia che scende dall'alto non si può dare se non attraverso uno sguardo che parte dal basso. Allora Bonhoeffer in questo senso allora scende così in basso
e allarga così tanto la rete delle relazioni cristiane da farle diventare relazioni umane. Allora, nell'ultimo Bonhoeffer, perché in fondo di questo ci stiamo occupando, la distinzione cristiani e pagani è ormai saltata, e la distinzione cristiani e pagani è sostanzialmente la distinzione tra colui che ha fede e colui che è ateo. E sotto un grandissimo cappello che contiene questa umanità. Io credo che solo attraverso questo processo appunto di abbassamento sia possibile poi sperimentare davvero fino in fondo la grande relazione. Ecco. Questo è un motivo per cui potrei dire che non ci si salva da soli, in qualche modo ci salva Dio certamente, ma ci salva attraverso questa complicità che noi possiamo avere e che è l'abbassamento in fondo, che è questo uomo, è far spazio, lasciare spazio al uomo. Tant'è che poi uno dei temi ricorrenti delle lettere è esattamente quello del vuoto, e la frase esplicita è che Dio non riempie il vuoto, cioè Dio non riempie il vuoto che c'è, Dio non è il tappabuchi. Perché appunto ancora in una visione ottocentesca liberale Dio, Bonhoeffer, a Dio viene dato il ruolo di soluzione dei problemi irrisolvibili dell'umanità, dove c'è il peccato, dove c'è la morte, allora lì c'è spazio per Dio, ma altrimenti noi facciamo a meno di Dio in tutti gli altri ambiti dell'esistenza e della cultura. Al contrario, dice Bonhoeffer, bisogna mettere Dio al centro del villaggio, ma il centro del villaggio è un centro vuoto, è il centro in qualche modo in cui si sperimenta il fallimento, la sofferenza e il dolore della storia, per non esclusivamente personale, della storia. E lì Dio interviene con una salvezza, ma una salvezza che passa sempre attraverso la sofferenza, in qualche modo. Quindi non è una. Infatti Bonhoeffer anche qui è molto polemico, perché c'è una pagina durissima sul si scaglia con il cristianesimo inteso come religione della redenzione. Il cristianesimo dice non è una religione della redenzione, i miti della redenzione sono un'altra cosa, sono stati poi inseriti storicamente nel cristianesimo, ma Gesù Cristo è esattamente quello che tiene aperta la fente della storia, ecco, questo è un po' il messaggio. E poi potrei dire, e su questo poi chiedo a Rosella di leggere la seconda pagina, potrei dire in maniera molto più diretta che non ci si salva da soli perché non ci si salva individualmente. E c'è un passo anche qua dirompente in cui lui si chiede se abbia ancora senso per il cristiano parlare della salvezza personale dell'anima. E cita anche proprio queste parole, salvezza personale dell'anima. Lui, allora, voi pensate ancora oggi nel catechismo, nella dottrina cristiana, cioè negli ambienti religiosi, è un tema che non è ancora, cioè, a mio modo di vedere, non è ancora discusso radicalmente, e sarebbe un tema di discussione, un tema problematico questo. Bonhoeffer nel 1940 scrive queste cose che suonano come una... cioè, butta giù, come dire, non una porta all'interno della casa, non un frammezzo, ma un intero fondamento, no? Allora, sì, per piacere ci leggi. Ad Everard Badger. Ancora due parole a proposito delle idee sulla non religiosità. Ricorderai sicuro il saggio di Bultmann sulla genitizzazione del Nuovo Testamento. La mia opinione su di esso oggi sarebbe che Bultmann non si è spinto troppo, come ritengono i più, ma troppo poco in avanti. Non sono problematici solo i concetti mitologici come miracolo, ascensione, eccetera, che in linea di principio non è possibile separare dai concetti di Dio, fede, eccetera. Ma non sono i concetti religiosi, semplicemente. Non si possono separare l'uno dall'altro, Dio e miracolo, come pensa Bultmann, ma si deve poterli interpretare e annunciare entrambi in modo non religioso. La prospettiva di Bultmann in sostanza è comunque liberale, cioè è riduttiva dell'Evangelo, mentre io voglio pensare in modo teologico. Che significa a questo punto interpretare religiosamente? Secondo me,
Da una parte significa parlare in modo metafisico e dall'altra in modo individualistico. Entrambi questi modi non colgono né il messaggio biblico né l'uomo d'oggi. Non è forse venuto a cadere quasi completamente per tutti noi il problema individualistico della salvezza personale dell'anima? Non ci troviamo effettivamente sotto l'impressione che ci sono cose più importanti di questo problema, forse non più importanti di questa cosa, ma di questo problema. So che suona quasi mostruoso dire una cosa simile, ma in fondo non è addirittura biblico? Si trova in generale nell'Antico Testamento la questione della salvezza personale dell'anima? Il centro di tutto non è la giustizia e il regno di Dio sulla terra? Ed anche nell'Epistola ai Romani, l'obiettivo del discorso non è forse il fatto che Dio solo è giusto e non dunque una dottrina individualistica della salvezza? Non si tratta infatti dell'aldilà, ma di questo mondo, di come è creato, conservato, articolato secondo leggi, riconciliato e rinnovato. Nell'Evangelo ciò che è oltre questo mondo intende esserci per questo mondo. Penso questo non nel senso antropocentrico della teologia liberale, mistica, pietistica, etica, ma nel senso biblico della creazione e dell'incarnazione, della crocifissione e della risurrezione di Gesù Cristo. Ecco queste parole. Ciò che è al di là di questo mondo è per questo mondo. Questo è in qualche modo il suggello, la frase di Castica da portare a casa, perché lui stesso si rende conto, diceva, scrivo qualcosa di mostruoso, penso qualcosa di mostruoso, ma poi si corregge e dice, ma non è propriamente biblico, quindi non è che io in quel modo lo giustifica anche, credo, con una consapevolezza, perché quando è in carcere ha modo di dedicarsi alla lettura dell'Antico Testamento, lo legge per ben 3 volte, e quindi lo legge studiando. Questo gli cambia, veramente cambia la prospettiva di questi ultimi anni, di questi ultimi mesi. Uno richiama un solo concetto che ci avvicina al tema della salvezza orizzontale, che appunto, come diceva Fucina, non è in contrapposizione, ma è in relazione con la salvezza verticale, che è il tema della benedizione. Nell'Antico Testamento c'è il tema della benedizione della terra, del popolo. Tutte queste riflessioni in fondo confluiscono su questo, ed è un tentativo di leggere il cristianesimo rivalutando l'Antico Testamento, rivalutando questa dimensione terrestre dell'Antico Testamento che nella storia cristiana magari non sempre ha avuto fortuna. In qualche modo questo è il cristianesimo terrestre di Gomorra, che insomma è famoso attraverso la terra. Assolutamente, comunque c'è una tendenza teologica che tende a sottolineare per esempio la divina umanità di Dio, e dunque comunque una possibilità e una divina necessità di un Dio che attraversa la terra e che l'attraversa tutta, no? Sì, questi personaggi nell'ecoteologia c'è anche la ecoteologia, no? Ci sono molte esistenze, se vogliamo superare l'interazione tra l'altro. Non abbiamo tantissimo tempo, vi scusiamo se l'abbiamo praticamente rubato da noi, o quasi. C'è qualcuno? Non so se c'è qualcuno che vuole dire, provare più qualcosa. Sì, no, penso che potrò. No, perché l'altro personalmente è te, però se tu vuoi dire qualcosa. No, io ho alcune curiosità se si comprende. Perché io non so se si comprende. Se sono d'accordo con il marxismo, visto che si parla di emancipazione della classe operaia, probabilmente, io non so bene, ma ho avuto un rapporto anche di soggettivo, però come il movimento politico all'epoca, proprio di emancipazione della classe politica. Tra l'altro la cultura ebraica in qualche modo va o verso il cristianesimo o a volte va anche verso il marxismo, nella prospettiva, diciamo, della parigenesi, eccetera. Ma da quello che io so, non sono molto un'esperta, comunque lei quando era molto giovane diceva io sono bolscevica, però molto molto giovane, così. Poi il discorso che fa lei è di non appartenenza, cioè lei non si è mai iscritta a niente, proprio dice io sono un aggregario, non mi iscrivo.
Ecco. Quindi lei ha avuto sicuramente, ha studiato, ha avuto dei rapporti col marxismo, anche col sindacato, perché lei ha lavorato, ha proprio andava alle conferenze, teneva delle conferenze, insegnava, però un rapporto organico non l'ha mai avuto. Ha conosciuto anche, mi sembra, Trotsky, cioè ha avuto anche rapporto con l'anarchismo anche, con, e quindi questo sì, ha conosciuto varie forme e sicuramente la riflessione sul lavoro, la fabbrica, sono di origine marxista. Però lei, come dal punto di vista politico, non ha mai avuto, non ha avuto il rapporto di iscrizione, così. Quindi non c'è stato un tipo di evoluzione nella prima fase, poi... Perché so che molti. No, lei neanche quello. So che molti marxisti in crisi, diciamo così, recuperano Simone Weil, soldato, diciamo così, umanitario, spiritualistico e non. Sì, dal punto di vista suo dell'azione, sì, però dal punto di vista proprio così, sì, tra virgolette, non istituzionale, però lei non è mai stata iscritta. Certo, la sua azione è un'azione di sinistra, cioè chiaramente da questa. Però poi supera anche questa parte proprio perché. Il suo tema, questa riflessione sulle radici, la riflessione è una riflessione di tipo, ma non marxista, secondo me è un po' contaminato, ecco, non è solo così. Certo non è una persona di destra, una persona di sinistra, sicuramente, con queste visioni umanitarie, e secondo me è fondamentale il discorso della cultura, della volgarizzazione della cultura in questo senso, e la riflessione sul lavoro. Quando si parlava, ad esempio, con la storia di Marchionne, la Fiat, eccetera, sono andata a vedere come devono muoversi gli operai, come delle macchine, ti muovi così, mi è venuto in mente il discorso di Simone Weil su come invece si può umanizzare anche il lavoro, il tempo, i gesti, così, no? Questo rapporto con la tecnologia, questa addirittura secondo me è oltre il marxismo, perché lei va proprio anche nello specifico di che cosa posso fare perché questo lavoro, questi movimenti, questo può essere sia più umano, questo rapporto con la macchina, secondo me è ancora più. Poi lei scriverà il testo anche sul superamento dei partiti politici, l'abolizione dei partiti politici, quindi appunto va addirittura. E nei confronti del sistema della produzione capitalistica come si può dire? Ah no, negativa, cioè negativa. Sicuramente, sì. Proprio un superamento di questo. Ah, sicuramente, già un'umanizzazione del lavoro è già un. E poi il discorso del denaro, il discorso anche solo sugli Stati Uniti. Gli Stati Uniti pochissimo è accolto benissimo il discorso dell'assenza di radici, del discorso di questo capitalismo, così. No, lei su questo sicuramente è già, come potremmo dire, il discorso delle colonie, è già. Ha già intuito alcune cose della globalizzazione ed è già oltre, ecco, secondo me, sicuramente. Paradossalmente è già una post-marxista. Secondo me sì, sicuramente, sì. Allora, forse più gramsciana, queste cose che lei conosceva, cioè una forma un po' più deviante, cioè, un po' più così, sì. Altra curiosità, sono Simone Weil, so che ha scritto un libro sui libri, giusto? Bellissimo. Ecco, è una questa cosa che non lo... Non è proprio un libro, è un piccolo saggio. Cioè, una delle forze, sì, giusto? È pazzesco, è un testo bellissimo. Vabbè, io sono un'appassionata, adesso mi agito perché mi piace. No, praticamente lei parte da... Dunque, innanzitutto ha un'ammirazione pazzesca e giusta, secondo me, per il mondo greco, più che nel mondo romano e nel mondo ebraico, che invece sono di altro credente. Dice, il mondo greco ha in sé i semi del cristianesimo, questi semi di misticismo, Platone è un mistico, e Omero ha la grandezza, perché è il problema della forza? Perché Omero è il poeta dei vincitori che sa parlare della sconfitta. E quindi c'è questo discorso della dialettica, no? In cui l'Iliade è il poema della forza, ma è anche un poema sul dolore della guerra, in cui un greco vincitore sa mettersi dalla parte dei vinti, sa mettersi dalla parte delle vittime, perché la forza è un qualcosa che contamina sia chi la esercita che chi la subisce, e quindi già qui comincia questo discorso della guerra e della sventura. Ma non è molto lungo, si trova un saggio, un piccolo saggio, e il tema è proprio questo, che lei poi svilupperà anche in seguito, con delle parti molto belle, ad esempio, in cui evidenzia come Omero descrive la violenza, ma anche i momenti di pace, quindi l'attenzione alla natura, cioè, quindi lei centra proprio su questa capacità di un poeta greco vincitore, dice una capacità quasi unica, di invece descrivere anche il dolore, che è la prima volta forse oggettivamente in cui che avviene una cosa di questo tipo, che poi dice per esempio i romani e nel mondo ebraico, così una cosa del genere non ci sarà più, quindi è questo tema qua. Parla di veroce, di anche, sì, però soprattutto proprio
del complesso dell'Iliade, cioè di come è il poema omerico. Sì. Grazie. Poi com'è il titolo? L'Iliade è il poema della forza. Grazie. Comunque si trova su internet, si trova, perché è corto, cioè è proprio... La Libia Sant'Andrea che riesce a seguire. Sì, ma è un po' scritto, no, cioè, adesso non voglio togliere la libreria, però è contenuto, secondo me è contenuto in quel libro dove si parla di, è contenuto in un libro che in questo momento mi sfugge, il titolo, dove si parla proprio del rapporto tra cultura greca e cristianesimo, e in questo momento non vedo come si chiama. Vabbè, comunque li metto, no, adesso a parte gli scherzi, nella libro di Sant'Andrea è vero, pura di la realtà, ci sono i libri fondamentali di questi nostri incontri, perché è vero che se non vuoi voler confondire fa qualcosa, quindi il diario di Hillesum, la vita di Simon Bay. Questa qua le trovate. Non lo so. Beh, potete mettere finite, magari lo trovo il titolo. C'è qualcun altro che ha. Volevo chiedere su Simone Weil, avevo letto qualcosa un po' di anni fa sul tema dell'attenzione, mi aveva colpito una pagina di una rivista in cui diceva Simone Weil, adesso scusate se la dico così un po' a braccio come la ricordo, però diciamo la domanda da fare più difficile a chi ci sta davanti, al nostro prossimo, è chiedere come stai. E poi dicevo, perché se uno arriva a maturare in se stesso la disponibilità di chiedere a chi gli sta davanti come stai, vuol dire che è disposto ad accettare qualsiasi risposta, accettare tutto dall'altro. Però se l'altro poi si apre e ci dice quello che è il suo cuore, la sua esperienza, la sua profondità e tutto, allora diciamo, cioè è l'essere attento all'altro, il tema dell'empatia, e poi il saggio, quel titolo lì era Simone Weil e la pedagogia dell'attenzione, qualcosa. Ecco, mi interessava su questo punto se c'è qualcosa di specifico riguardo alla pedagogia, al discorso pedagogico dell'educazione, di Simone Weil in particolare. Allora, la domanda che lei dice non è delle volte solo semplicemente come stai, ma qual è il tuo tormento? Addirittura in questo senso. L'attenzione di Simone Weil è un'attenzione di tipo empatico, vabbè, ma soprattutto proprio una tecnica. Cioè è proprio, dice, l'attenzione è quella cosa che ci permette di risolvere un problema di geometria e di fare una di essere in preghiera, di fare una versione dal greco e di essere in preghiera. Cioè l'attenzione è questo discorso di come posso dire, proprio tecnica quasi, no? E che viene, che è fondamentale nella educazione. E lei dice una cosa molto bella sull'educazione, ci sono dei testi, perché l'educazione percorre tutta la sua opera, c'è proprio anche, io qui sono i titoli non le ricordo, ma c'è proprio un testo dove ci sono le sue lezioni, suddivise anche per argomenti, penso che della Nerve, giallo, non mi ricordo il titolo, e comunque di Carola Alfonsina, e a un certo punto lei dice questo discorso sull'attenzione, che c'è anche il tema dell'attenzione, c'è anche nell'attesa di Dio, in questa lettera padre Carré, dice che l'attenzione non è comunque l'impegno, non è la fatica, l'attenzione deve essere un piacere, e quindi anche la sua pedagogia, una pedagogia che deve passare dalla motivazione, dalla piacevolezza di quello che tu fai, perché sennò non la puoi coltivare questa attenzione. Quindi è un esercizio, ma non deve essere una pena, perché sennò. E quindi ha questo tema della pedagogia in questo senso, è molto attenta a questo tema. Tant'è vero che, come diceva questo operaio, dice: mi ha insegnato la geometria, perché insegnava anche matematica di tutto, mi ha insegnato la geometria, ma lei, la sua capacità è questa di sapermi elevare oltre il mio livello. Cioè l'educazione, la pedagogia che ti porta a un altro livello, e l'attenzione è una tecnica interiore di comprensione che può portare, preludere alla preghiera, ma deve essere un piacere, non è un impegno. Questa è una cosa che secondo me delle scuole ci vorrebbe.